Due. Sono le categorie di persone ritenute in grado di saper manipolare le carte. Una è la categoria del baro, l'altra è la categoria del mago. E beh, da tanto ci intaghiamo su quale sia alla fine la migliore. E sappiamo tutti che alla fine la verità sta nel mezzo. Ma oggi sono qui per raccontarvi di un fatto avvenuto tanti anni fa, nel lontano 1800, quando tre persone si riunirono ad un tavolo. La prima si presentò come baro, la seconda invece si presentò come mago e la terza invece la più misteriosa, stette semplicemente zitta. A che il baro subito prese le carte, le tirò fuori, le posò sul tavolo e iniziò con un suo discorso. Disse: "Vedi, noi bari siamo un po' come delle mamme, ok? Delle mamme che quando arrivano a casa devono riuscire a preparare il miglior piatto possibile con i pochi ingredienti che si ritrovano nel frigo, magari. Beh, noi bari siamo uguali perché in un mazzo completamente mischiato, trovando una carta, dobbiamo riuscire a trovare tutte le altre carte che ci servono, in modo rapido e in modo veloce, perché gli altri giocatori non se ne accorgano." Subito dopo questo discorso, il baro prese la prima carta che gli capitò, in questo caso un re di cuori. Disse: "Beh, trovato un re, non resta che trovare gli altri." Prese il re, lo posò sul tavolo e semplicemente diede qualche taglio così. Dopo qualche taglio trovò subito un altro re. Disse: "Vedi, siamo già due." Prese anche questo e lo posò sul tavolo in questa maniera. Diede altri due tagli fino a trovare un altro re. Adesso ho già compiuto un tris. Beh, non male, diciamo, un tris è buono. Posò le carte e disse: "Vedi, noi bari facciamo così." Il mago prese il mazzo e disse: "Molto bello, sì. Solo che noi maghi dobbiamo dare spettacolo, ok? E per dare spettacolo ci servono anche delle carte che attirano l'attenzione della gente, ok? Carte molto belle. Tutti sappiamo che le carte preferite dei maghi sono appunto gli assi." Quindi dopo un taglio velocissimo, ricavò subito un asso. Beh, il mago era veramente molto bravo. Il problema è che qui c'era un tris di re che aveva trovato il baro e di certo un asso non poteva essere molto utile a questo. Perciò il mago subito, il baro obiettò e disse: "Sì, beh, il problema è che appunto qui c'è un tris e l'asso non è che può servire a molto." Il mago disse: "Però ti ricordo che appunto io sono un mago, ok?" Quindi il mago prese le carte e disse: "Così, dal tuo umile tris di re, schioccando le dita, io riesco a ricavare un bellissimo poker di assi." Beh, era sbalordito. "Vedi," disse il mago, "noi maghi possiamo fare anche queste cose, per esempio, semplicemente trasformare le carte." Il baro era veramente sbalordito. Il mago aveva fatto la sua presentazione, ma c'era sempre un dubbio. La terza persona, che la persona misteriosa che era sempre stata lì dall'inizio, ma che non aveva mai aperto bocca. Beh, quella persona prese le carte e disse: "Bravi tutti e due, sia il baro che il mago. Beh, l'unico problema è che, sapete, a poker si gioca con 5 carte, mentre voi ne avete sempre maneggiate 4." Che prese semplicemente la prima carta che gli tornava dal mazzo, un 10. Disse: "Vedete, in questo caso mi è capitato un 10." Allora disse: "Un vero giocatore, conoscendo i punti, conoscendo gli altri giocatori, conoscendo anche le giuste regole del poker, beh, può applicare tutto e semplicemente trasformare quel poker d'assi in una bellissima scala reale di picche. Il punteggio più alto raggiungibile in una partita di poker." Grazie.